Di Corrado Augias sappiamo già tutto. È scrittore, giornalista, conduttore televisivo. È un lucido osservatore della realtà del nostro tempo, di cui non manca di fornire analisi acute quanto profonde. Anche a Messina, durante l'incontro con i suoi numerosi lettori organizzato dalla libreria Ciofalo giovedì 14 novembre, Corrado Augias si è fermato per raccontare il suo ultimo libro, Inchiesta su Maria, scritto a quattro mani insieme con Marco Vannini, studioso di mistica della tradizione spirituale cristiana. In questo volume i due autori dialogano e si confrontano e analizzano la figura di Maria, una delle più complesse mai contemplate in una religione, carica di immensi significati. Beh, è affascinante per la sua complessità. È la madre di Dio, che è una definizione che da sola basterebbe a riempire non una ma molte vite. È figlia di Dio, è sposa di Dio. E la sua figura è stata costruita nel corso dei secoli fino a diventare un'apoteosi, quale è quella attuale, partendo peraltro da fonti molto scarse, perché le scritture di Maria quasi non parlano. Di Maria si sa molto poco, e di suo marito, diciamo Giuseppe, ancora meno. È un personaggio misterioso, valeva la pena di approfondirlo, tanto più che c'era il professor Vannini, grande marianologo, che ha passato buona parte della sua vita a studiare Maria e che in questo libro rivela delle cose sorprendenti. Non è la prima volta che Augias si confronta con i temi legati al cristianesimo, affrontati anche in altre opere di successo come Inchiesta su Gesù, Inchiesta sul cristianesimo e Disputa su Dio e dintorni. Beh, il cristianesimo ha contribuito potentemente a formarla, la cultura occidentale. Siccome si tratta di un processo secolare, la cosa anche qua è complicata. Dal fatto che sono state tramandate i testi classici, anche grazie ai monasteri benedettini, al fatto di avere represso il negativo, quello era positivo, il fatto negativo di aver represso la modernità dopo la riforma luterana del 1517 e di avere col Tribunale dell'Inquisizione, il Concilio di Trento, cercato di frenare lo sviluppo dell'Europa. Quindi è intrisa, coesiste alla cultura occidentale. Inchiesta su Maria può essere definita come un confronto serrato ma civile tra l'intelligenza laica di Corrado Augias e la razionalità religiosa di Marco Vannini. Insomma, un libro per chi ha voglia di approfondire la conoscenza di certi temi, senza pregiudizi. Un libro per tutti. Ovviamente a tutti, ai credenti perché ne sappiano qualche cosa di più. Quello che io scopro purtroppo è che molto spesso i cattolici della loro religione sanno pochissimo, sanno quattro favolette più o meno. Ai non credenti perché nella figura di Maria ci sono elementi tali di umanità e di tenerezza che possono veramente interessare tutti. A seguire, Corrado Augias ha tenuto un incontro al Circolo Canottieri Talatta, sempre in collaborazione con la libreria Ciofalo, davanti a un pubblico accorso numeroso. L'evento è stato introdotto dal dottor Augusto Procopio, presidente del circolo, e moderato dal dottor Nino Crapanzano, amministratore della nota libreria messinese. A confrontarsi con l'autore, Girolamo Cotroneo, filosofo e professore emerito dell'Università di Messina. È stato un dialogo aperto, quello tra Augias e Cotroneo, in cui sono stati presi in considerazione tutti i punti cardine del libro. All'inizio di Inchiesta su Maria, Augias dichiara: "Non appartengo ad alcuna religione, più precisamente ad alcuna chiesa", ricordando poi che chi partecipa di una fede, sempre secondo Augias, non debba farsi né troppe domande né chiedere troppe risposte. Augias nel suo testo ha quindi precisato che in lui non è la fede, ma piuttosto il desiderio di capire che lo spinge a indagare su Maria, cosa che fa con un piglio quasi filologico, con un'attenzione assoluta per tutte le fonti e tutte le manifestazioni di culto mariano. Corrado Augias e il professor Cotroneo hanno scandagliato minuziosamente tutti gli aspetti della figura di Maria, dal dibattito sulla sua vita e sui ritratti che si possono ricavare dai Vangeli canonici e da quelli apocrifi, all'analisi delle implicazioni relative al culto della sua immagine, sia politiche che più strettamente dogmatiche, senza dimenticare il ruolo delle precedenti figure femminili legate all'archetipo della Grande Madre, presenti in numerosi culti precristiani, specialmente nell'area mediterranea.
Insomma, una figura complessa quella di Maria, con le sue mille contraddizioni legate a dettagli storici e razionali, e le sue innumerevoli interpretazioni nell'arte, nella poesia, nel cinema e nella cultura popolare. Tutto ciò perché, secondo Augias, anche le assurdità si possono spiegare con la necessità. Se un tale intrigo umano, familiare e teologico è stato messo in piedi, e in piedi resiste nella venerazione di milioni di individui, sostiene Augias, vuol dire che quel nodo supera le normali regole della logica e soddisfa un bisogno di ordine diverso, emotivo, affettivo, in una parola d'amore. Sconfina cioè in un territorio in cui le regole della logica non valgono più.